Siamo con Salva Sanashvili, giocatore della Fenezia, a cui chiediamo, ecco Salva, che partita è stata quella contro il Viareggio di domenica? No, sicuramente non ce l'aspettavamo che la partita finisse con questo risultato. Abbiamo vinto, finalmente abbiamo passato questo brutto momento, perché se non sbaglio erano 2 mesi che non vincevamo. Adesso speriamo di continuare con questo passo e speriamo di salvarci il prima possibile. Ecco, mister Jacobelli, che novità ha portato rispetto a mister Puccica? Sicuramente per adesso abbiamo cambiato il modulo e come si è visto domenica abbiamo vinto. In più, comunque, quando cambi il mister non è mai semplice, anche se il mister precedente è stato molto bravo, però quando arriva un nuovo allenatore c'è sempre, diciamo, qualcosa di nuovo, ecco, e questo cambiamento per adesso ci ha portato bene, speriamo di continuare così. Ecco, tu sei arrivato durante il calciomercato di liquidazione dal Piacenza, che esperienza è stata quella in terra emiliana? No, a Piacenza ho vissuto 3 anni, dove anche l'anno scorso sono andato via e niente, è una bella piazza e sono stato molto bene, è finita l'avventura. Adesso sono qua, penso far bene e vediamo alla fine dell'anno cosa succede. Ecco, vuoi spiegare ai nostri telespettatori di OK Siena quali sono le tue caratteristiche tecniche? Le mie caratteristiche, penso la velocità e poi penso di avere un buon mancino, nel senso che spero di avere un buon mancino, poi questo è quello che penso io, poi magari mi sbaglio. Ecco, ti trovi meglio in difesa a 4 o in centrocampo sempre a 4 sulla fascia? Sinceramente, anche prima, quando giocavamo a 5, cioè a 4 a centrocampo, mi trovo bene sia a centrocampo a 4 che in difesa, perché cioè, non mi piace spingere, mi piace il gioco offensivo, però se la difesa è il mister vuole la difesa a 4, io cioè, quello è il mio ruolo e lo faccio volentieri. Ecco, il tuo ambientamento a Biancastagnale, sei qui da un mese e mezzo poco, come procede con i compagni, con la cittadina metina? No, la cittadina è molto piccola, diciamo che non avevo mai vissuto in una città così piccola. Una città tranquilla, i compagni sono fantastici, c'è un bel gruppo e niente, c'è tutto per far bene, per lavorare bene e chiudere quest'anno alla grande, diciamo. Ok, grazie mille. A voi, Buon lavoro, ciao. ciao. Ciao.